Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Durante la nuova puntata di Chi l'ha visto? Uno dei momenti più tesi è stato il botta e risposta tra la conduttrice e Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic. Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste, è stata trovata morta il 5 gennaio 2022. Sebastiano aveva chiamato in studio per parlare del caso, ma la conduttrice lo ha accusato di cercare visibilità. Mi perdoni se l'ho fatta aspettare. Ma lei mi ha detto all'ultimo che sarebbe venuto. Mi ha chiamato al telefono, dicendo che voleva venire qua. Perché? Visintin ha risposto irritato, esprimendo la sua frustrazione. Mi consigliano di non andare in TV, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi. Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l'interruzione di gravidanza. Mi hanno ferito. Lasciarelli ha ribattuto, lasciamo perdere. Mi dici cose che io non voglio affrontare. Queste cose sono state chiarite con la procura. Non voglio parlarne. Se ci saranno altre cose di cui discutere, sono disponibile a rispondere. La tensione è aumentata quando la conduttrice ha incalzato Visintin con una domanda diretta. Non è che suo figlio pensa che lei sia coinvolto? Sebastiano ha risposto furioso. Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti. Io te lo dico. Posso assicurarti che comunque verrà un giorno in cui ci incontreremo. Non siamo arrabbiati l'uno con l'altro. La puntata ha evidenziato le difficoltà emotive e le tensioni che emergono nei casi di scomparsa e omicidio, mettendo in luce anche le dinamiche complesse tra i familiari delle vittime e i media. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!